dettagli, la Santa Pasqua è un appuntamento ormai secolare per diverse manifestazioni religiose che si propongono dalla Domenica delle Palme fino al miracolo della morte e resurrezione di Cristo. Tradizioni popolari che hanno antiche radici nel tempo e alle quali ogni Cagliese è molto devoto. Un calendario liturgico, quindi, con diverse manifestazioni in grado di ravvivare la memoria, stimolare la riflessione e rinnovare una fede profondamente radicata da secoli nel cuore di questa antica città. Tra le rievocazioni, la processione della Domenica delle Palme inaugura i riti della Settimana Santa e di cui stiamo vedendo alcune immagini. Ma la manifestazione più suggestiva, alla quale i Cagliesi sono molto devoti, è la processione del Venerdì Santo, dal pomeriggio in cattedrale e poi per le vie del centro storico. La passione di Cristo viene rappresentata con dovizia di particolare ed una forte carica emotiva. A Cagli la Settimana Santa è molto attesa e sono in tanti a ritornare nel luogo natio per partecipare alla processione penitenziale del Cristo morto, nella quale 400 confratelli incappucciati e scalzi in preghiera o in muta partecipazione danno vita all'impressionante corteo religioso che precede il carro del Cristo morto. Per immedesimarsi meglio in questa suggestiva serata del Venerdì Santo, sentiamo dalla voce dei vari responsabili delle confraternite come si svolge questa antichissima processione. Ci troviamo nella chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa centrale per i riti del Venerdì Santo. Qui si inizia la mattina alle 5 estraendo dall'urna contenuta sotto l'altar maggiore la statua del Cristo morto, che viene portata in sacrestia e lì si svolgono i primi riti. La pulizia della statua, che è più ritualità che necessità, e si tolgono i batuffoli. Con il balsamo sulle ferite del Cristo posti l'anno prima. Da qui si procede verso la cattedrale. Sull'altar maggiore della cattedrale si erige il Calvario con le statue, con il Cristo in croce, la statua della Madonna, di San Giovanni e della Maddalena. Nel pomeriggio, verso le 4, iniziano le ritualità del venerdì, ritualità sacre che sono l'adorazione della croce. Finita questa, c'è la ritualità invece tipica cagliese con la narrazione delle 7 parole, delle ultime 7 parole che disse Gesù sulla croce, musicate dal nostro maestro di cappella, fu Antonio Roselli. Fatto questo, si smonta il Calvario, la statua del Cristo accompagnata dalle altre, torna in questa chiesa e questa chiesa funge praticamente da sepolcro. La Madonna lo abbandona, viene sganciata qui davanti e viene portata nella chiesa di San Bartolomeo perché lì ci sono le statue degli apostoli. Quindi evangelicamente la Madonna lasciò la tomba del figlio per andare nella casa degli apostoli. Qui dentro avviene nuovamente la posizionatura del nuovo balsamo e praticamente come se fosse sepolto nel sepolcro. Tutto finisce qui. La sera dopo cena parte la grande processione con tutte e 5 le confraternite schierate fuori di questa chiesa. La statua del Cristo viene posta su un carro spinto dall'interno, un carro antico del 700 con un baldacchino tutto in velluto decorato del 1600 e attraversa tutte le vie di Cagli. Nel silenzio e nella penitenza delle confraternite che attraversano tutti quanti a piedi nudi, proprio per la penitenza, e perché la penitenza è intima, il cappuccio è calato sul viso. Grazie. Sono Fernando Santini, sono uno dei priori della Compagnia del Santissimo Crocifisso. La nostra compagnia è stata fondata nel 1535
conta 95 confratelli ed è la compagnia che ha l'onore e l'onere di organizzare la processione del Venerdì Santo. I nostri confratelli sono 93, sono tutti vestiti con la cappa blu che è della compagnia di San Giuseppe e noi siamo quelli che devono organizzare, dirigere e fare in modo che tutte le cose avvengano regolarmente. Sono Hermes Maidani, prefetto della Congregazione degli Artieri che ha sede nella chiesa di Sant'Angelo Minore, fondata nel 1611. Partecipiamo alla processione del Venerdì Santo con circa 35 confratelli. Sono Giuseppe Priori, sono il priore della confraternita della Madonna della Misericordia e partecipiamo alla processione del Venerdì Santo. Siamo circa 80 confratelli e abbiamo la tunica tutta bianca. La confraternita è stata praticamente fondata nel 1347. Sì, io rappresento la confraternita della Buona Morte. Si chiama così perché anticamente la confraternita si era data come scopo quello di seppellire i morti quando non avevano sepoltura, cioè per dare sepoltura ai morti che non avevano insomma le possibilità. E si finanziava un po' con le offerte dei confratelli e un po' accompagnando gli altri morti, un po' come oggi fa la banda e facendosi pagare. Con questi soldi riusciva a dare la sepoltura a chi non aveva le possibilità. Adesso partecipiamo solo alla processione del Venerdì Santo. Abbiamo la cappa nera, abbiamo tutti i teschi che ricordano quello che faceva la confraternita, le mazze col teschio, i teschi sulle nostre insegne e così via. Quanti siete? Siamo una cinquantina, il numero varia da un anno all'altro. Sempre nella settimana di Pasqua un'altra antica tradizione si rinnova anche per i Buongustai. In tutto l'entroterra non sono le colombe, tipico dolce pasquale a stuzzicare i più golosi, perché in molti sono ghiotti della crescia brusca, una tipica pizza che viene preparata con antiche ricette e solo a Cagli nel periodo pasquale ne vengono consumati oltre 5.000. Siamo andati a curiosare in un forno della città e per concludere vediamo alcuni momenti legati alla preparazione e cottura della crescia brusca. Tutte le cresce che portano qua c'è degli abitanti cagliesi, perché qui c'è l'usanza, vecchissima tradizione, di fare le cresce in casa e poi portarle a cuocere al forno, perché le quantità sono molto grandi, tipo 120, 130, 150 uova qualche famiglia. E quindi questo, il giovedì e venerdì santo sono i giorni in cui diciamo c'è il massimo del numero dei padelli da cuocere. E questa per il momento è metà della sfornata. Il tipo di crescia, come si chiama? Allora, queste sono tutte cresce al formaggio. Crescia brusca. Crescia detta crescia brusca, esatto, con pecorino romano, parmigiano reggiano, olio, farina, pepe, sale e pepe. Quante ne cuocete in questo periodo? Beh, in questi giorni, penso il giovedì e venerdì, intorno ai 200-300 padelli. Non di più, poi perché è calato in questi anni, gli anni precedenti erano molto molto di più. Comunque a Cagli ci sono circa 4.000 famiglie, una per famiglia nel giro, periodo pasquale le mani. Sì, 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 sì. Quindi 4-5.000 pizze. Sì, tra quelle che cuociono in casa, quelle che portano a cuocere, quelle che si vendono, che facciamo noi, sì. Penso proprio di sì. Il particolare di questa crescia brusca ci vuol dire qualche segreto? No, i segreti in sedito. No, la cottura oppure... No, ma i segreti tanto fondamentalmente non ci sono. Chi ha la ricetta giusta e poi a parte gli che... vengono bene. Queste sono tutte belle comunque, nonostante le fanno in casa. Logicamente il forno alto e la pazienza, tanta. E la voglia.